nastro e applausi per l'inaugurazione delle logge del grano, da oggi tornate alle origini con il mercato coperto e permanente di prodotti a chilometro zero di alta qualità. Qui operano in rete 55 produttori e hanno trovato impiego anche 3 ex lavoratori della Cadra. Il mercato sarà aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la prima domenica del mese insieme alla Fiera Antiquaria. Sono previste anche aperture particolari nei giorni festivi. Dopo tanto tempo siamo riusciti a rivederla in funzione. Certo che questo locale ne ha subito i cambiamenti e ha ospitato le cose più disparate. C'è stato una volta il grano, le granaglie, quindi la vendita dei cereali, poi ci sono stati i cambiamenti degli anni 60, era diventata autostazione, poi è diventata ufficio dell'anagrafe, poi è stata chiusa per tanto tempo e ora torna con questo mercato rionale di prodotti locali. Questa è la cosa importante, prodotti a chilometro zero e prodotti garantiti, quindi di alta qualità. Il tema è quello di riuscire a convincere le persone a spendere poco in più per avere tanta qualità in più, e questo a tutto vantaggio della salute e anche del nostro territorio e delle nostre bellezze. Ha un significato molto importante per tutta una serie di motivazioni. La prima sicuramente è la promozione dell'agricoltura del nostro territorio attraverso delle eccellenze davvero di grande qualità. Qui ci sono 55 aziende a filiera cortissima, quindi che esprimono il meglio di quelle che sono le nostre produzioni, con un'attenzione particolare soprattutto al biologico, quindi un'attenzione all'economia ma anche un'attenzione nei confronti della salute dei nostri cittadini. L'altra è ovviamente in termini occupazionali, perché questa iniziativa dà la possibilità a 10 persone di entrare e di stare all'interno del mondo del lavoro, di cui ricordo 3 anche provenienti dall'ex Cadra. Un altro posto importante della città che si riaccende, un prodotto tra l'altro molto bello, a cui ringrazio la precedente amministrazione per averci lavorato. Noi abbiamo semplicemente concluso un percorso che era partito da molto tempo prima, quindi siamo molto felici perché prodotti del territorio, una zona riqualificata, quindi a questo punto aspettiamo soltanto gli aretini e anche gli stranieri che vengono a provare i prodotti del territorio. Una zona che è cambiata molto nel corso della storia di questo stabile, dalle vecchie logge del grano, i locali comunali, anche la sede del giornalino studentesco, adesso è veramente cambiata molto. Sì, addirittura prima era un'autostazione, quindi questa è sempre stata un po' una di quelle zone che si è reinventata nel tempo, e pensare, per chi era stato qui anche quando c'erano gli uffici comunali, non sembra neanche lo stesso posto, perché obiettivamente ora è veramente veramente bello, quindi vediamo se questa può essere la sua sede definitiva. C'è solo da far capire agli aretini cosa trovano qui. Qui trovano prodotti a chilometro zero, quindi provenienti da 55 produttori del territorio, quindi tutti aretini DOC, prodotti ovviamente solo stagionali, che hanno tutta una serie di regolamenti per cui sono prodotti sani al 100%, quindi diciamo un mercato di alta qualità di prodotti del territorio. Ecco, che effetto fa oggi, il momento dell'inaugurazione, dopo che insomma dietro le quinte ci avete lavorato per mesi? Beh, un effetto naturalmente di gratificazione, perché è stato un percorso lungo e con molti ostacoli, però l'importante è riuscire a arrivare. Ecco, che cosa trovano gli aretini qua all'interno? Gli aretini all'interno trovano tutto quello che è il prodotto a livello provinciale, sia nell'ambito ortofrutta che nell'ambito delle carni, del vino, dell'olio e anche prodotti particolari come il goji e altri tipi di produzioni, insaccati e via dicendo. C'è anche dei prodotti pronti al consumo, perché c'è artigiani che trasformano quello che è la materia prima disponibile all'interno, che si può anche acquistare il prodotto fresco, pronto, oppure cotto da poter mangiare. Secondo lei è un luogo adatto anche ai turisti? Io penso che l'obiettivo di questa iniziativa sia quello naturalmente di fare un servizio alla città, ma anche di fare promozione proprio verso il turista che frequenta la città, che ha la possibilità di degustare e assaggiare il prodotto e ricercarlo poi nella propria città di provenienza. Ecco, a questo piano dove ci troviamo noi, piano terra, c'è tutta la vendita, insomma tutte le esposizioni dei prodotti, c'è un terrazzamento superiore, che funzione ha?
Sì, sopra abbiamo circa 300 metri quadri che attualmente non sono utilizzati, ma a brevissimo partiremo in una prima fase con iniziative di degustazione e formazione. Dico degustazione e formazione perché oltre che far presentare il prodotto e farlo assaggiare, vogliamo che l'agricoltore spieghi i processi produttivi, metta a conoscenza di quello che tutti i giorni fa e di come viene fatto. Successivamente vogliamo andare anche oltre, l'idea è un po' quella di creare una sorta di posto dove poter mangiare il cibo che è presente qui all'interno delle logge e bere i vini che sono qui. Primi acquisti qua, appena aperta l'elogio del grano, signora, che ne pensa? Interessante. Comunque, insomma, lo hanno appena inaugurato. Vedremo un po'. Io guardo, sto già acquistando. Aperto da mezz'ora, lei pronta ad acquistare, che ne pensa di questo posto? Era, diciamo, auspicabile. Molto atteso. Sì, molto atteso, auspicabile.